Bella, frate! Ciao, amica! Oggi sono un po' al terzo giorno di pioggia, quindi sono un po' sottotono per la mancanza di vitamina D nel mio corpo. Allora, specialmente con i cagnetti è dura. Sono costretto ad uscire, nonostante la pioggia. E quando rientro li devo pulire. Insomma, è un roio. Come si dice in spagnolo, è un roio. Quindi è dura, dicevo. Sembra che domani la situation cambia. Domani ritorna il sole. Ho cambiato posto, non sono parcheggiato più vicino dai miei. Volevo cambiare, non per altro. Volevo stare vicino alla fontanella. Però, siccome ieri ho avuto un piccolo... Poi te la racconto questa storia, non adesso. Ho avuto un piccolo, un petit, così una. C'è stato un piccolo intervento da parte della polizia locale e devo cambiare adesso il mio vivere full time nel camper. Mi hanno detto che non posso stare. Poi te la racconto, ok? Però devo trasformare, devo fare in un modo diverso. Quindi devo spostarmi da qua. Quindi devo tornare per forza a fare quello che stavo facendo prima, cioè a mezza quarantena in camper. A qualcuno che abita qua vicino non gli piace l'idea che io... Però loro, qualcuno vuole che io resto a casa. Questo Ah, sono 2 giorni che provo a far cucinare i ceci. Non ne vogliono sapere. Sempre così. Non li compro più. Non si cuociono. La cosa positiva è che il camper si riscalda perché lascio il fuoco al minimo e vado ogni mezz'ora ad aggiungere acqua. Questa è la cosa positiva. Guarda, talmente mi dà fastidio questo tempo che mi si chiudono gli occhi. E l'altra cosa triste è che ho finito il vino. Devo per forza andare a comprare un po' di vino. Altrimenti, con un tempo così, mi deprimo! Poi non è che piove per piovere, che piove una volta, cioè un'oretta fatta bene e poi smette. Piovicica, è la cosa peggiore. Poi acqua sporca, cioè il camper è più sporco di prima. Sono disperate! Insomma, torno a casa. Cioè, rimetto il camper dove era prima, perché lì sembra non dia fastidio a nessuno. Invece qua, in questo posto che è più isolato, è più appartato, meno a qualcuno non piace. E allora, non discutiamo con gli eventi della vita, qualcosa, qualcuno, la vita mi sta dicendo di spostarmi, che qua non va bene. Ok, me ne andrò domani. Che c'è bel tempo, me voy. De nuevo. Vado a comprare il vino e torno, perché così non si può. Frate, amica, grazie per i bellissimi email. Grazie per i bellissimi email. Thank you, thank you. La Nerini. Allora, mi rendo conto che è difficile, non è possibile condividere tutto quello che mi accade. Per fortuna che non posso, perché certe cose non si possono dire. Quello che so è che ci sarà un libro, frate. Non penso questo sia il momento di scrivere un libro. È ancora il momento di vivere.
le esperienze. Anche se potrei scrivere un libro sull'America, di come l'ho vissuta io l'esperienza, cosa ne penso dell'America, eccetera, eccetera. Potrei, infatti sì, dovrei iniziare a scrivere, perché per fortuna mi succede di tutto. E continua a succedermi di tutto. O per colpa mia, o per colpa degli altri, per colpa. Something happens all the time, and I was born for this shit. Non fate le brutos! I was born for this. Yes, amica, conosco anch'io Eckhart Tolle. Ho letto un libro solo. Il potere di adesso. Qualcosa che ha da fare con adesso. The power of now. Yes. E cambia tutto con il vino. Aiuta, aiuta. Aiuta molto. Oh, sembra che sta di tappo. No, no. Oggi bevo questo Sangiovese Umbria, 13 gradi, e sorprendentemente buono, frate, amica. I bastoni. Non si stanno baciando, si stanno leccando, è diverso. Si puliscono a vicenda. Quindi dopo questi piccoli spunti sulla storia americana di Nato Straniero, seguirà il libro di Nato Straniero, intitolato La storia americana di Nato Straniero. Scritta da qualcun altro, perché io non... non è facile scrivere. Scrittori si nasce. Scriventi... Com'è che ha detto Carmelo Bene? Non scriventi si diventa, scriventi si vive. Una cosa del genere. Frate, grazie, grazie per il regalo. Grazie per essere venuto fino a qua. Non me l'aspettavo. Non so quanto... Guarda. Presa USB. Perché adesso in questo momento non so a cosa potrebbe servirmi. Visto che ho i pannelli, le batterie, insomma uso la corrente del camper. Però grazie, grazie lo stesso, frate. Thank you, thank you.